adesso della mostra pro biennale curata dal dottor Sgarbi e la scuola di San Diego. È una scuola rappresentativa che da tanti anni fa arte e cultura. L'appuntamento con la professoressa Margherita Parsi, che conosciamo per un lunghissimo curriculum, per tutti i libri che ha scritto, soprattutto per le sue idee per la società e dei più deboli, dei più piccini che ne hanno bisogno. Tra un po' verrà in Messico, tra non molto, giugno, per fare una tavola rotonda internazionale con l'ONU, di cui tra l'altro anche membro. E i libri che dirà lei sono veramente, veramente tanti. Oggi abbiamo Generazione H ci spiegherà tra un po' il perché, ma soprattutto... Beh, possiamo partire, grazie di essere intervenuti. Spero di poter essere utile con le informazioni che darò. Allora, al di là del libro, che d'altra parte Generazione H, lo vedrete, riguarda anche le bambine, però il punto esterno è questo. Noi stiamo lavorando da anni, io sono stata 4 anni a loro fino all'estate del 2017, che i diritti dei bambini e delle bambine dovrebbero essere universalmente riconosciuti, ma nei paesi che hanno riconosciuto la carta i diritti dei bambini maschi hanno più possibilità di essere rispettati che non quelli delle bambine. Sulle bambine ci sono preclusioni incredibili. Preclusioni rispetto agli studi, preclusioni rispetto al lavoro, preclusioni rispetto allo sfruttamento all'interno della famiglia e fuori, preclusioni nella libertà di movimento, preclusioni relative alla sessualità. Ho detto in 50 anni, al ritmo di 3 milioni di bambini infibulati. Attenzione, cifre ufficiali. Deriva dal fatto che i corpi e il mondo gira intorno a due cose: ai corpi delle donne, che danno vita alle forme della vita col seme dell'uomo, ma hanno... portano in grembo per mesi e mesi dei bambini e quindi sono infiniti. Qui c'è Pulvirenti, che è un genio delle neuroscienze, è l'amico Luigi Pulvirenti, col quale abbiamo fatto un libro, Il cervello intelligente, un'intervista a lui, e noi sappiamo che l'epigenetica insegna che nel grembo della madre per 9 mesi, 8 mesi, 7 mesi si scambiano infinite comunicazioni neurochimiche, per cui quando un bambino e una bambina vengono al mondo hanno già un patrimonio di scambi neurochimici con quella madre, che è una, perché ciascuno di noi, maschio o femmina, ha avuto la madre. La madre, se è venuto al mondo, è il rapporto che non è paragonabile a nessun altro rapporto, perché non comincia con la nascita, comincia prima. Quando era cambiato il mondo, è arrivato il femminismo, che, detto fra noi, ha detto un'unica cosa alle donne: il corpo è tuo e te lo devi gestire tu. Tutto lì, il grande, tutti a dire, il femminismo. Quindi il nucleo fondamentale è far star bene chi dà vita alle forme della vita. È esattamente il contrario di quello che viene fatto nei confronti delle bambine future donne. E pensando alla nostra parte, quanto è importante l'arte sulla psiche? Non è che l'arte è importante per la psiche, l'arte è la psiche, l'arte è l'inconscio, l'arte è la proiezione su tela, la traccia di quello che profondamente l'essere umano sente in varie forme. I miei libri sono quello che io ho fatto per tutta la vita. Attualmente sono 113 con quello che esce adesso, di cui perlomeno 70 da sola e gli altri in compagnia. Quindi ho avuto colleghi meravigliosi con i quali ho lavorato, e metà io, metà loro, orientativamente, ed è stata una bellissima impresa. Okay. Ti prego. Sono Luigi Pulvirenti, sono un neurologo per alcuni decenni ormai mi sono occupato di studiare il funzionamento biochimico del cervello negli Stati Uniti. Sono a Venezia, sono venuto a trovare Maria Rita, che ci conosciamo da veramente moltissimi anni, perché sono il rettore di una scuola di alti studi di neuroscienze qui a San Secolo. Stiamo parlando di tante cose, qualsiasi cosa diciamo, è tutta colpa del cervello. Cominciamo da questo, e che altro potrebbe essere d'altra parte? Quindi è tutta colpa del cervello. Maria Rita, non volendo, ha toccato un tasto estremamente importante.
che è il macrobiota, ve lo dico in inglese, cioè l'insieme di tutti i microbi che abbiamo nell'organismo che dialogano fra cervello e mente. Per cui quando hai le sensazioni di pancia, gut feeling, quello che diciamo in inglese, quelle sono reali. Guardate che se da ciascuno di noi, voi togliete, io ti faccio riposare un po' la voce nel frattempo, se da noi togliete tutti i tessuti che ho studiato in anatomia, ossa, articolazioni, muscoli, funzioni che abbiamo, sono queste. Poi un'altra cosa, la ricerca non è dare risposte infinite, la ricerca è mettere un limite all'errore infinito. Okay? Per cui cominciamo a mettere limiti agli errori, noi cerchiamo di studiare il cervello, l'abbiamo fatto per tanto tempo, continuiamo a farlo, ma studiamo il cervello. Bisogna investire nella ricerca, bisogna investire nella regolamentazione. Cara collega, l'insegnamento è tutto per me. Sì, Grazie.